Salve a tutti amici, bentornati sul canale, sono Sinergo e come potete vedere oggi sono nuovamente alle prese con Ace of Spades. Bello, un bel headshot appena iniziata la partita e la dice lunga sul fatto che sto cominciando a capire i meccanismi di questo gioco. Allora, posso sbilanciarmi da subito dicendovi che questo sarà il gioco del, non dico dell'anno per me, ma di sicuro del mio inverno, quindi ci giocherò molto. Pensavo che non l'avessi visto. Ci giocherò molto e ci giocherò tanto in compagnia anche di Redez, perché la buona notizia è che anche Redez adesso ha questo gioco, e l'ho preso io a tradimento. E nonostante lui adesso continui a dire che si tratta di un gioco di merda, credo che molto presto lo vedremo qui a giocare insieme a me. Bene. Pregi e difetti di questo titolo, che secondo me è parecchio controverso, cioè... Oh, schiatta, madonna, a saltare come un canguro. Questo gioco è pieno di difetti, ma difetti grossi, grossi così. Ed uno è questo, il lag mostruoso che c'è in alcuni server. Avete visto questo minatore scompariva e riappariva davanti ai miei occhi. Oddio, potevo cecchinarlo alla schiena. Ah, sono stato fesso. Ok, questo è uno dei difetti più grandi, cioè il fatto che non ci sia in effetti un autokick che cacci giocatori con un ping troppo alto. E in effetti in partita può capitare di trovare gente che ha, cazzo ne so, 1500 di ping, che io non l'ho mai visto, cioè pensavo non esistesse questo ping. ragazzi, entrate in base con me. Con me dentro non potete entrare in base. Ok. E quindi è difficilissimo difendersi da giocatori che praticamente prescindono dal tempo e dalla fisica, volano, si teletrasportano. È molto complicato riuscire a giocare in queste condizioni. Però se beccate fortuitamente una partita in cui nessuno, e dico nessuno, fa questi strani giochetti, vi divertite come foche, perché è veramente molto molto stimolante giocare a questo gioco. A parte la grafica, lo ammetto, io stesso è una merda, va bene. Non è affatto né realistica né tantomeno gradevole, perché è veramente fastidiosa da guardare. Però proprio questa grafica a cubettoni ci consente un gameplay mai visto prima, cioè un gameplay bellico sì, ma estremamente tattico, perché riusciamo a modellare l'ambiente circostante a seconda del nostro scopo, quindi porca troia, quindi possiamo scavare tunnel, possiamo buttare giù, vedete questo portone è stato demolito per passare dall'altra parte, il nemico potrebbe, se ne avesse voglia, ricostruirlo integralmente, oppure potrebbe, vedete, io ho questo blocco luminoso che non so che cosa minchia serva in effetti, però mi sono fatto un'idea e adesso adesso proverò a verificarla, perché magari ho ragione e se serve a quello che dico io è una gran figata. Come vedete sono sempre in testa ai server, anche qui, cioè no, anche qui voi non mi conoscete su come si chiama, su Counter-Strike Source, mi conoscete solo su Battlefield e lì è già tanto se sono l'ultimo del server, ma quando gioco su Counter-Strike diciamo che sono sempre in testa a qualsiasi server, anche quelli più tosti. Dai, crepa, madonna. Questa cosa che il cecchino ha tre colpi è davvero l'unico motivo per cui tanta gente non sceglie il cecchino in questo gioco. Oh. Solo tre colpi, abbastanza forti, abbastanza efficaci, ma solo tre. E siccome ci sono delle classi, e parlo del soldato, che per morire hanno bisogno anche di tre headshot, perché hanno l'elmetto, credo. Questo può essere particolarmente fastidioso. Madonna, abbiamo la serpe in seno, ragazzi. Tu adesso vuoi uscire da lì? Ma io ti conosco, mascherina. Madonna! Ragazzi, ma questo pinga.
No! Maledetto, gli ho dato il tempo di ricaricare. No, 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 nell'altra squadra c'è qualcuno che mi sta superando con i kill. No, 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 non va bene. Non va bene, devo mantenere la supremazia. La suprema zia è una zia che... Vaffanculo! Vedete, il minatore, lo scavatore, come si chiama lui, ha l'arma più forte del gioco, il fucile a pompa. Ma quest'arma funziona soltanto dalla breve distanza. Breve distanza vuol dire che te lo deve piantare nel naso e deve fare fuoco da lì, perché altrimenti non ti fa una sega. Madonna! Oh, ragazzi, un culo così... Oh! Muori, bastardo! Ci ho speso 50 colpi a farti secco. Ed è molto carino il fatto che quando il nemico muore, o quando voi morite, esce fuori una tombetta, e da quella tombetta poi c'è un'esplosione e voi non ci siete più. Un po' come Worms. Accendo questo cubo, vedete il blocco bengala, è un blocco luminoso che non ho capito a che minchia serve. Se ci sparo non succede niente. Forse mi è venuto in mente che potrebbe essere... Potrebbe essere una forma di respawn, magari. Bella, ragazzi, l'hanno cecchinato al volo. Come io cecchinerò questo? Vediamo un po' quanto stiamo. 15, maledizione, mi sta ancora battendo di uno. Ah, ragazzi, come mi diverto. Faccio un sacco di kill... Il gioco è semplice, non richiede... Porca troia! Quel maledetto Bazas 2001, non è male, è molto forte. Ed è anche un bimbetto. 2001 vuol dire che ha... Cazzo, 11 anni. 11 anni? Porca troia. No, 12 anni, vabbè. 11-12 anni, però... Porca puttana, mi sto facendo quasi battere da un undicenne. Vabbè, d'altra parte non si contano i trentenni che ho umiliato ai bei tempi su Counter-Strike Source, quindi tutto può essere. L'importante è non credere di essere i migliori, perché prima o poi arriva qualcuno che ti rompe il culo. Scusatemi queste risate di gioia, ma sono veramente arci contento di aver preso questo gioco. Mamma mia. Lì per lì non sei mai troppo felice di aver speso 8 euro per un gioco che ti sembra 16 bit e neanche in 3D. Però poi devo dire che, come è stato per Minecraft, mi sono innamorato quasi subito e poi sono entrato in un circolo vizioso veramente pericoloso. Ecco qui. Dai, madonna. Quanto sto? 19. Sì, sto battendo il mio acerrimo nemico, Bazas, il ragazzino. Se 2001 è la sua data di nascita, per carità, potrebbe anche essere, che ne so, il numero di scarpe o qualcosa del genere. Allora, questi cazzo di blocchi luminosi a che minchia servono? Questa cosa vorrei capire, perché abbiamo assodato che non si tratta di... Era Bazas. era il mio nemico di sempre. Niente, abbiamo accertato che questi blocchi non sono assolutamente un respawn. E allora che cazzo sono? Cioè, sono diversi dagli altri blocchi perché sono luminosi. Cioè, se io metto questo qui, così ho sprecato un blocco a vuoto e l'ho anche messo storto, attenzione, non illumina. Invece questo blocco qui illumina. Se lo spacco, non illumina più. Ma che minchia serve? Cioè, non capisco. Proprio non capisco. Dai, ne metto uno qua. Dai. Che mi fa? Se mi ci metto sopra mi restituisce energia? No, niente. Ma ragazzi, qualcuno che sa questa cosa, per favore, me la spiega. Perché questo gioco non ha un tutorial, non ha un cazzo che spieghi queste dinamiche. L'ho fatto proprio alla Minecraft. Questo è il gioco, arrangiati.
21 kill. No, non ce la posso fare da questa distanza. Devo giocare di astuzietà, come si dice. Oh, fanculo tu e tua mamma. Era Bazas. Sei un degno avversario. Ha calcolato il momento giusto per togliersi dalle palle, in modo tale che io stessi inquadrando con lo scope da un'altra parte. Bravo, molto bravo. Altri blocchi luminosi. A che cazzo servono? Non capisco. No. Ho sempre lui a rompere il cazzo. No, mi ha addirittura superato. Beh, ragazzi, adesso è una questione personale tra me e il ragazzino, eh. Ragazzino o il trentenne che sia, non mi interessa. Adesso avrò il pugno di ferro con lui. Madonna. Sono quasi sicuro che sia lui, eh. Sì, è lui. Non mi pare che in partita ci siano altre persone che possano... Madonna, bravissimo. È bravissimo, e soprattutto sono io che gli sto facendo guadagnare tutti questi punti, perché da un po' di tempo a questa parte sta uccidendo solo me. Caro Bazas, se mai creeremo un team su questo gioco, tu sarai invitato. Madonna, ragazzi, ma è diventato immortale, non lo prendo più. Cazzo, abbiamo il castello completamente invaso. Dai, fuck. Vabbè, ma però c'è qualcosa che non va con quello, eh. Dai, ma l'hanno segato. Ah, oh, Bazas era mio, perché me l'avete segato? Vabbè, andiamo all'attacco, andiamo. Facciamo il nostro dovere e facciamolo bene. Capisco perché mi stiano buttando giù la base. Niente, non serve una minchia a sparare a lui. Questa è una cosa che devo ancora capire. Non ho capito bene dalle lunghe distanze cosa tocca fare per colpire il nemico, perché molti mi hanno detto no, ma perché c'è la fisica del proiettile. La fisica del proiettile non c'è, è ufficiale. Bazas, cioè, ragazzi, sto facendo una figura di merda, mi sto facendo tritare da un ragazzino. Verde vince, che sono io? Vaffanculo. Non so neanche che squadra sono. Beh, comunque bellissima partita, mi sono divertito un sacco. Questo Bazas penso proprio che gli chiederò l'amicizia o qualcosa del genere. Adesso vado a vedere come si può fare. E voi amici miei, mi raccomando, fateci sapere cosa ne pensate. Soprattutto se qualcuno ha capito a che cazzo servono quei cubi che fanno luce, se non sono lampadine da comodino, ditemi a che cazzo servono. Alla prossima, ciao.